C'era una volta il fuoristrada, poi arrivarono i SUV, quelli di grandi dimensioni, poi fu la volta dei SUV compatti. Oggi la specie dominante è quella dei SUV coupé compatti, un incrocio genetico tutto particolare del quale ora Audi Q3 Sportback si candida come modello da imitare per stile, tecnologia, piacere di guida. Vediamo com'è e come va. Potremmo risolverla semplicemente dicendo che Q3 Sportback è l'edizione SUV coupé dell'Audi Q3 standard. In realtà le differenze sono maggiori. Certo, la caratteristica principale è quella del tettuccio che, anziché correre parallelo al suolo, scende dolcemente verso la coda per generare così un arco che assomiglia proprio a quello delle coupé come siamo abituati a intenderle. Q3 Sportback rispetto a Q3 è tuttavia anche più basso di 3 cm e più lungo di 1 cm. Inoltre l'assetto sportivo è di serie su tutte le motorizzazioni e tutti gli allestimenti, sin dall'allestimento base. Altra caratteristica distintiva è poi la griglia single frame a nido d'ape, oltre all'estrattore posteriore di impronta leggermente più sportiva. All'interno ritroviamo lo stesso identico ambiente di Q3 standard, quindi un intreccio di pellame Alcantara sulle edizioni più pregiate, inserti in alluminio, volante sportivo. Al centro della plancia, come sempre, il display touch di navigazione del sistema MMI Plus con funzione MMI Touch, ora ancora più semplice da utilizzare grazie alla possibilità di immettere gli indirizzi di destinazione senza pronunciare comandi specifici, ma anche più colloquiali, e in questo ruolo importante lo gioca anche l'integrazione di Amazon Alexa, l'assistente virtuale attraverso il quale è possibile dialogare con l'auto, ma anche svolgere alcune faccende di casa stando comodamente seduti al volante. Per quanto riguarda lo spazio posteriore, non si registrano grosse differenze se non lievemente nell'accesso alla seconda fila. L'unica accortezza è quella di inclinare leggermente di più la nuca a causa dell'arco del tetto lievemente più basso. Per il resto, una volta a bordo, lo spazio è paragonabile a quello di Q3. Non eccessivo in altezza, ma comunque sufficiente anche per 3 persone di statura media. Lo stesso dicasi per il bagagliaio, visto che la capacità di carico resta di 530 litri in configurazione standard e di 1400 litri abbattendo il divanetto posteriore tripartito, tra l'altro una caratteristica unica nel suo segmento. Ricco, ricchissimo il programma di assistenti elettronici alla guida. C'è un programma tuttavia che cattura l'attenzione più degli altri, è una novità che Audi chiama Adaptive Cruise Assist. In sostanza è la combinazione di 3 sistemi differenti, ovvero l'Adaptive Cruise Control, l'assistente alla marcia in colonna, che nel gergo Audi si chiama Traffic Jam Assist, inoltre il sistema di mantenimento di corsia. Se non è guida semiautonoma, poco ci manca. Sensori di parcheggio ci sono anche quelli, tranquilli. L'elettrificazione è il trend del momento, tuttavia Audi, per cominciare, sceglie le cose semplici. Al lancio abbiamo perciò un 2000 turbo benzina da 230 cavalli, nome in codice 45TFSI, e un turbo diesel 2 litri da 150 cavalli, abbinato alternativamente al cambio automatico S-Tronic o alla trazione integrale 4. S-Tronic e trazione 4 sono invece di serie sul motore a benzina.
Nel 2020 è poi previsto un ampliamento della gamma con il 1500 turbo benzina con tecnologia mild hybrid e la versione da 190 cavalli del 2 litri turbo diesel. L'immagine patinata del SUV coupé compatto premium è la dinamica di una berlina vera e propria. È così che Audi interpreta Q3 Sportback ed è proprio questo alla fine che si sperimenta una volta al volante. L'assetto più sportivo garantisce una migliore maneggevolezza e una migliore stabilità anche alle alte velocità, mentre l'accoppiata tra il 2000 turbo diesel e il cambio S-Tronic, cioè la combinazione che sto sperimentando adesso, garantisce sia brillantezza di guida sia anche un grado di consumi tutto sommato contenuto per il tasso di potenza che sviluppa il motore. Nel nostro breve percorso abbiamo registrato una media di 6,6 litri per 100 km. Listino prezzi a partire da 41.400 euro, la cifra cioè necessaria per l'edizione 2000 turbo diesel 150 cavalli cambio S-Tronic, vale a dire 3.200 euro in più rispetto alla soglia d'ingresso al mondo Q3. Voi sareste disposti a spendere questo sovrapprezzo per avere una Q3 decisamente più glamour e più sportiva? Fatecelo sapere qui sotto nei commenti e non dimenticate come sempre di seguirci su tutti i nostri canali social, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, oltre ovviamente che sul nostro sito internet www.motorbox.com. Io vi do appuntamento al prossimo video, ciao!